Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video sulla carriera allenatore con l'Inter. Sto sempre preregistrando perché purtroppo non riusciamo a far uscire più di un video al giorno perché comunque gli impegni sono tanti, la scuola davvero ci sta iniziando a stressare, ad occupare praticamente pomeriggi interi e a volte personalmente io che studio praticamente sempre di sera, anche la sera. Quindi diciamo non è per noi così facile portare tanti contenuti, stiamo comunque cercando di mantenere un video al giorno che spero tutti voi più o meno vediate. Comunque sono consapevole del fatto che la carriera interessi circa un ottavo, circa un ottavo comunque degli iscritti. Ovviamente attualmente siamo a 8.400 iscritti mentre sto registrando questo video, e vi ripeto, purtroppo questo video lo vedrete molto più tardi rispetto al giorno in cui l'ho pre-registrato, perché dobbiamo sfruttare i vari momenti liberi che ci si presentano per poter registrare qualcosina. E comunque i video sulla carriera hanno mediamente 2000 visual. Che non è male, a me fa piacere comunque vedere che 2000 persone siano interessate a vedere la carriera, però comunque poi ci sono ovviamente le grandi visual per i video di Adrenaline, che ovviamente continueranno a uscire almeno due video di Adrenaline alla settimana di aperture senza problemi, più ovviamente il gioco online. Quindi cercheremo comunque di alternare tra Adrenaline, gioco online e FIFA, e poi tra poco si inserirà anche Minecraft, a meno che non si sarà già inserito. Ok, ora ci concentriamo sulla carriera perché dobbiamo giocare solito due partite. Ragazzi, non so se voi volete vederne tre, ma per me è molto meglio registrarne due e farvele vedere appunto con molti highlights. Forse però questa riusciamo a registrarne pure tre. Vabbè, ci vediamo, ci proviamo un po', vediamo cosa riusciamo a fare. Innanzitutto avanziamo per andare a giocare quella con il Torino. La classifica la vedete lì in basso. Siamo a meno 3 dalla Juve, il Napoli a meno 2 da noi, la Lazio a meno 4 da noi, classifica molto corta. Giorginio è giocatore del mese e ci è arrivata un'offerta a caso a novembre. Com'è possibile che mi arrivi un'offerta a novembre, ragazzi? No, non ditemi che io in questo momento potrei andare a comprare Caglion. Cioè, io potrei andare a comprare Caglion. Perché si possono fare gli acquisti? Probabilmente si può intavolare la trattativa e poi, diciamo, si formalizza a gennaio. Mi sembra stranissimo. Vabbè, comunque a me Kion interesserebbe molto, sono sincero, quindi vediamo un po' chi potremmo offrire. Stesso Antonio Candreva, proviamo. E vabbè, 30 milioni in più, vabbè, terminiamo la trattativa, volevo solo vedere com'era l'animazione. E ragazzi, l'offerta per Candreva la andiamo a prendere in considerazione perché gioca abbastanza poco e ci hanno offerto 23 milioni. 23 milioni non sono pochi, ragazzi. Lo possiamo chiedere fino a 26, quindi noi andiamo a trattare con l'Atletico di Madrid addirittura. Potremmo fare anche una specie di scambio, purtroppo non si può richiedere, penso, però sarebbe bello. Una nuova offerta per il cartellino, te ne chiedo 27. Riuscite ad arrivare a 27 milioni? Mi farebbe molto piacere. 24 milioni più la rivendita. No, allora, modifichiamo la clausola, cioè la rimuoviamo proprio, e però mi dai 26. Vediamo un po' che ne pensa l'Atletico. Ok. 26 milioni li pagano, ragazzi. Li pagano, a me va benissimo perché Candreva 26 milioni è una grandissima cessione. Possiamo concentrarci su qualche giocatore molto più interessante. Io direi però ora veramente di concentrarci sul calcio giocato. Stiamo parlando fin troppo. Penso che ci vediamo direttamente in campo. Non so dove giochiamo, se in casa o fuori casa. Non ci interessa di quelle varie. Giochiamo in casa a San Siro. Vado a preparare la formazione e ci vediamo in campo per Inter Torino. Ragazzi, San Siro per Inter Torino. Ci troviamo nel nostro stadio, nella nostra casa. Direi che davvero è tutto pronto. Maglia gialla per il Toro. La formazione, ragazzi, non registro da 2 o 3 giorni. È la solita. Vediamo ovviamente l'ala Foden che diciamo si è guadagnato appieno la fiducia del mister, ovvero la mia fiducia. C'è Musonda, c'è il centrocampo Jorginho Brozovic, centrocampo di gran qualità, c'è Kimmich sempre sulla destra, difesa solita Cahill e Miranda, diciamo i soliti 11. In attacco ho sempre riconfermato El Niño, perché mi è piaciuto, mi sta piacendo ed è buono farlo giocare. Qui subito Foden, la palla per Musonda, attenzione a Musonda che va Musonda, va Musonda, parte Musonda, fermato subito prima accelerata del giovane
belga Marcos Alonso, prova recupero palla, ragazzi, grandissimo terzino, io lo dirò fino alla nausea. Abbiamo probabilmente il miglior acquisto di questa squadra che abbiamo fatto, insieme ovviamente a Charlie Muson, ma anche Foden, ragazzi, così come Torres, ragazzi, con 10 milioni abbiamo fatto una punta strabiliante, cioè. Quindi la squadra c'è, ora vediamo di giocare una buona partita e di non deludere i nostri tifosi. Torres palla dentro per Borja Valero e vabbè, traversa e poi miracolo, non ci credo. Riparte Jorginho, ragazzi, riparte Jorginho. Jorginho, Jorginho, palla dentro proprio per lui. Che brutto tiro, che brutto tiro. Foden gli aveva dato un'ottima palla, filtrante dentro proprio davvero con il col suo solito senso dell'assist, diciamo. Vede bene gli inserimenti dei compagni, purtroppo. Giorgino ha fatto veramente un tiro ridicolo. Però questo ci può costare, ragazzi. Ci può costare. Che culo, ragazzi. Palo del toro. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Al cardiopalma queste partite. Non si può fare contro il Torino. Cioè, no. Non è possibile. 70esimo ancora 0-0. I nostri tifosi penso si stiano un po' alterando. Perché, sinceramente, non è questo l'atteggiamento giusto da una che è seconda in classifica. Ripartiamo. Dai, ragazzi, con Musonda. Ci vuole la tua velocità, Charlie. Charlie Musonda, in ripartenza. Ho visto Foden. Dai, buttati dentro. Mamma mia. Poi Musonda neanche ha questo piede magico, questo grande fisico. E il Torino invece sì. Il Torino davanti a due bei attaccanti. Baselli. Tizio cinese. Baselli. Handanovic che ci tiene vivo. Mamma mia. Ripartiamo alla fine. Ripartiamo con Foden. Dai, ragazzo, tienila bene. Tienila bene e riparti. Tienila bene, riparti dalla. Ok. Vai, vai Nino. Vai Torres. Vai Torres. Sul fondo. La mette dentro. Per Musonda. Che gol. Che gol di Musonda. Sì, ragazzi. Ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo. Ha anche subito fallo Torres, che fa quest'assist fantastico. Musonda al posto giusto. Nel momento giusto. Stop. Mi sembra di petto. Sì. E tiro di sforbiciata. Che gol del nostro numero 7, del nostro mini Neymar. Charlie Musonda, e quanti sono in Serie A, ragazzi? Sono penso 6, 6 gol in Serie A. Il nostro goleador, il nostro bomber assoluto è lui. 1-0 per l'Inter. E ora il Torino ci metterà davvero sotto assedio. Ma riusciamo a chiudere a dovere e a ripartire anche. Purtroppo Torres oggi non era proprio in partita, ha fatto l'assist vincente in questo momento e anche grazie alla sua ripartenza, al suo assist. Però Musonda, ragazzi, veramente poesia calcistica. Attenti ora Torres, sempre lui che ci permette di ripartire. Charlie Musonda, stop e riparte, stop e si gira, poi viene scaraventato via da De Silvestri, quello che vi dicevo, ragazzi, poco fisico purtroppo per le nostre ali, che non ci permette di fare sempre dei contropiedi molto molto buoni. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Handanovic. E poi la blocca. E rimani là, rimani a terra. Oppure dalla subito via. Oppure dalla subito via, che possiamo ripartire. No, no, vedi, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato. Se possiamo, riusciamo a fare fallo. No, non ci credo. No, e lo sapevo, ragazzi. Ma FIFA è sempre questo. Pure è vero che io sono stupido perché ho voluto battere subito 1-1. Mamma mia, ragazzi, non ce lo meritiamo. Ma ditemi voi se ci meritiamo questo gol al 90esimo. Dagli Aic. Comunque il Torino, tutto il bene. Ha giocato solo il secondo tempo. Ora riparte Foden. Ma niente, finisce la partita 1-1. Passiamo subito alla prossima. Riscaldamento per l'uomo che è ritornato titolare, Mauro Icardi. Dai, ragazzo, mi devi tornare al top dopo che Torres ha avuto il super momento dei 4 gol. Comunque, nella scorsa partita ha fatto l'assist vincente, cioè vincente tra virgolette, l'assist che sarebbe potuto essere vincente, non si è rivelato tale perché gli Aic all'ultimo secondo ci ha fregati. Comunque, ridiamo fiducia a Mauro Icardi, ovviamente bandiera di questa squadra. E faccio giocare pure Llorente, che subisce subito fallo, ma si apre un varco per Wammata, che la butta fuori. Io ti odio, Wammata, io ti odio. Io ti odio perché non puoi sbagliarmi sti gol qua. No, cavolo. E tu il piede buono ce l'hai pure. Vabbè, giallo subito per Petagna addirittura. Dopo 3 minuti. Ho preferito continuare lassù e non prendere la punizione perché comunque era abbastanza distante. E ho fatto bene, cioè avrei fatto bene se
almeno avesse fatto gol Mata sarebbe stata gioia immensa, invece la sbaglia, quindi vabbè, abbiamo capito che tra Foden e Mata cambiano praticamente 20 punti di overall, ma a prestazioni davvero sono due giocatori uguali. Palla dentro per Musonda, sempre decisivo Charlie. Musonda, la tiene ancora. Questo personalmente era fallo. Si guadagna la rimessa, bravo Charlie. Palla per Alonso, ancora per Musonda. Dentro, ottima per Mata. Bel colpo di testa centrale. Llorente, palla per Juan Mata. Stop, dai Juan. Dai Juan Mata. Marcos Alonso, dentro per Mauro. Mauro. E la bomba! La bomba di Mauro! Icardi. Eh sì, ragazzi, eh sì. A un certo punto Mauro deve far capire che è il numero 9. Bomba di Mauro Icardi nel 7, esplode San Siro di gioia. Questi nostri tifosi che non potevano vedere questa squadra dopo un grande filotto di vittorie e di comunque partite molto convincenti, vedere un pareggio immeritatissimo e un altro pareggio. Arriva il tiro di Mauro. Gol. Ed eccolo qua, Mauro Icardi, 1-0 per l'Inter. Lasciate un bel like. Riparte l'Inter, ragazzi, con Borja Valero, la palla è per Icardi, vai Mauro, vai Mauro, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu! 2-0, 1-2, devastante. Ha segnato Mauro e chiede l'urlo del San Siro. È tornato, ragazzi, è tornato. Doppietta che gli fa conquistare la mia fiducia, perché ora posso contare su di lui. Fa a sportellate sinistro e palla in rete. Quanti sono in Serie A? Spero almeno 6, mi sembra. 6 gol in Serie A, stesso numero di gol di Charlie Musonda. Questa è la cosa un po' che mi fa davvero ridere quasi, perché uno come Charlie Musonda che fa gli stessi gol di Icardi vuol dire che o Icardi non è in forma, cosa vera, oppure che Musonda è un fenomeno, quest'altra cosa è pure vera. Ora l'Atalanta praticamente si è spenta e noi li stiamo massacrando. Musonda, sinistro, vabbè, 3, ok. Non abbiamo fatto niente tutta la partita, poi ora loro sono tutti in attacco, 3 gol in 5 minuti e segna ancora sempre lui, Charlie Musonda. E sono 7 gol in campionato, è devastante questo giocatore, ragazzi. Borja Valero, volevo darla a Icardi in realtà per fargli fare tripletta, però la palla è arrivata a Musonda, è andato, il sinistro ce l'ha perché ha 5 stelle di piede debole. Tiro, devo dire, abbastanza semplice, anche se c'era il difensore che lo ha disturbato e non poco, ma l'ha messa dentro. Per il 3-0. Praticamente si passa dallo 0-0 al 3-0 così subito, nel giro di praticamente 9 minuti, ma mi va benissimo così, ragazzi, anche perché facciamo capire la potenza dell'attacco dell'Inter. Ora però sta diventando imbarazzante, ragazzi, l'Atalanta si dovrebbe difendere un pochino. Vorrei da un lato per loro proprio evitare di farne altri due, dato che il tempo c'è e loro la difesa non ce l'hanno più. 3 di recupero, ora Atalanta in avanti. Andanovic con la pallone, possiamo provare un'ultima ripartenza. In realtà sì, possiamo riprovarla. No, non possiamo provarla perché Icardi non riesce a difenderla. 3-0, sono contento perché vuol dire che è stato un momento brutto quello col Torino, che ci può stare. Qui Skriniar esulta, Cancelo esulta. E c'è una buona area comunque, perché hanno giocato molti giocatori di riserva e hanno convinto tutti quanti, ragazzi. Llorente mi ha convinto, Cancelo mi ha convinto, anche se non sono stati protagonisti. Questo qua invece è stato protagonista e ha reso davvero molto bene. Poi ovviamente il solito Musonda, che è sempre più straripante, sempre più incontenibile, penso sia praticamente secondo o terzo nella classifica capocannonieri, una roba assurda. Andiamo a vedere un attimo anche la classifica della Serie A e poi chiudiamo. Allora, la 13ª partita l'abbiamo fatta solo noi tra Juve e Napoli. Per i gol c'è, cioè, Dybala 8, Mertens, Insigne, Krejci e Musonda a 7, quindi siamo secondi con Musonda nella classifica dei cannonieri. Vado a rimettere all'allenamento ovviamente il nostro Charlie, che non può stare senza allenamento. Mettiamo ovviamente l'allenamento difficile e speriamo che salga qualcuno. Ok, non sale niente, però 85 di dribbling per Musonda. Foden che si avvicina ancora di più al 68. Ragazzi, direi che per questo video è tutto. Abbiamo giocato due belle partite, purtroppo avremmo potuto vincerle tutte e due senza problemi. Nel prossimo episodio entreremo nel mese di dicembre, con la partita col Cagliari di novembre e col Chievo di dicembre. Poi dopo, ragazzi, ci
ci sarà un big match con la Juve davvero incredibile. Dopo pochi episodi poi si arriverà anche al calciomercato. Dunque ragazzi, vi voglio davvero tutti sintonizzati sul canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate in tanti e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!